I motori per le e-mountain bike sono in continua evoluzione e le loro caratteristiche hanno definito tre diverse categorie di e-mountain bike: light, allround e power. Chiunque abbia provato diversi motori di e-mountain bike sa bene che seppur i dati tecnici dei rispettivi produttori siano in genere molto simili, nella pratica i motori sono molto diversi tra loro quanto a erogazione della potenza, livelli di assistenza, configurazione del motore tramite app e silenziosità. Prima di iniziare dovreste avere ben chiari almeno tre concetti, perché sono fondamentali per capire al distante le caratteristiche del motore di una e-mountain bike, vale a dire la potenza, la coppia e la capacità della batteria. La potenza di un motore per e-mountain bike è espressa in watt. Per legge, la potenza media di uscita non può superare i 250 watt. La coppia erogata è espressa in newton al metro, NM, che descrive la quantità di forza rotativa che il motore è in grado di generare. La capacità della batteria o la dimensione della batteria è espressa in wattora. Tutti i motori sono alimentati da batterie ricaricabili di diverse dimensioni. L'autonomia dipende dalla capacità e dalla quantità di elettricità consumata dal motore. Teoricamente, una batteria da 500 wattora durerebbe 2 ore se si dovesse alimentare un motore che assorbe costantemente 250 watt. Bene, iniziamo con le e-mountain bike leggere, che sono apparse da poco sul mercato e che la loro richiesta è in continua crescita, proprio perché le sensazioni di guida si avvicinano molto alle mountain bike tradizionali. Per questa tipologia si ha un motore molto leggero e talmente compatto che si fatica a capire se la bici integra un motore. Anche le batterie sono lievitate ed il tutto porta ad avere una e-mountain bike molto leggera. I motori per questa categoria pesano poco meno di 2 kg. La capacità della batteria varia da 240 fino a 540 watt. Se poi si aggiungono le batterie esterne, per alcuni modelli la capacità della batteria può arrivare fino a 650 watt. I motori delle e-mountain bike leggere erogano dai 35 fino a 65 Nm e il peso complessivo si attesta tra i 16 e i 19 kg più o meno. Poi abbiamo le e-mountain bike classiche, le cosiddette all-round, i cui motori offrono una potenza sufficiente per qualsiasi utilizzo. Il peso di questi motori varia dai 2,6 fino ai 3 kg, mentre la capacità della batteria varia dai 500 wattora fino ai 900 wattora. E in alcuni casi, con supporti esterni, si può addirittura andare oltre. L'aumento della capacità della batteria, però, comporta anche un aumento di peso e la maggior parte delle biciclette all-round ad oggi pesano circa intorno ai 25 kg. E solo pochi modelli, per lo più super costosi, raggiungono un peso di circa 22 kg. I motori delle e-mountain bike all-round erogano circa 85 Nm di coppia, quindi una potenza significativamente maggiore rispetto ai motori delle e-mountain bike leggere. Il vantaggio di questa categoria di e-mountain bike è l'enorme flessibilità. Grazie ai potenti motori è quindi possibile effettuare anche salite estreme e la modalità turbo consente di arrivare in cima con un enorme risparmio di tempo rispetto a una mountain bike tradizionale. In più, batterie più capienti permettono di effettuare percorrenze più lunghe. La terza categoria è quella delle e-mountain bike particolarmente potenti, i cui motori sono apprezzati da coloro il cui obiettivo è quello di arrivare il prima possibile in cima, per poi massimizzare il divertimento tutto in discesa. Il peso dei motori varia dai 3,6 ai 3,9 kg, con una potenza erogata che va dai 100 fino a 120 Nm, mentre la capacità della batteria varia dai 620 fino a 750 wattora. Questa categoria per i mountain bike si differenzia quindi per la potenza del motore, la capacità della batteria e anche per il peso complessivo della bicicletta. Passiamo ora a parlare di motori per e-mountain bike leggere e partiamo con il TQ-HPR50, un motore sbalorditivo per compattezza e silenziosità. È talmente piccolo che si fatica a capire se la e-mountain bike su cui è ospitato sia una mountain bike elettrica o no. A mio parere, uno dei migliori motori del 2023. La coppia motore è di 50 Nm ed il peso è di 1850 grammi. Questo motore l'ho provato sulla Trek Fuel XE. Cliccando sul link qui sopra potrete vedere quanto ne sia rimasto sbalordito.
Anche il motore per i bike Fazua, Rides e Santa è molto piccolo, almeno in termini di superficie esposta. Il motore è sorprendentemente potente e silenziosissimo, per un peso minimo di soli 1,96 kg. È un motore che ho provato sulla Pivot Shuttle SL 2023, il cui link del video lo trovate qui sopra. Anche questo motore si attesta in cima alla classifica, uno dei motori più sorprendenti del 2023 per mountain bike leggere. Il motore Shimano EP8 RS montato sulla Orbea si colloca nella fascia alta della classe leggera. Per quanto riguarda l'hardware, il motore è identico al classico Shimano EP8. Per questo motivo è relativamente pesante, 2,65 kg. Tuttavia, questo gli conferisce anche una grande potenza e un elevato livello di stabilità. Dal punto di vista del software, la velocità è ridotta a 60 Nm. Il rumore di marcia è piuttosto silenzioso rispetto all'EP8 classico. Il motore Specialized SL11 è piccolo, leggero, ma anche relativamente debole. Infatti eroga solo 35 Nm di coppia per un peso di 1950 grammi. Come sempre, le regolazioni tramite app Specialized ed il cockpit sono eccellenti. Non è un motore particolarmente silenzioso ed attualmente è montato sulla Turbolevo SL e la Kenevo SL. In termini di dati tecnici, l'M820 di Bafang con i suoi 2,3 kg di peso risulta essere il più pesante dei motori per i mountain bike leggere ed eroga anche una coppia superiore a tutti gli altri, ben 75 Nm. Secondo Bafang, l'M820 è in grado di fornire persino 95 Nm di picco per un breve periodo. L'alloggiamento del motore è in magnesio, un materiale che dissipa efficacemente il calore, è resistente alla corrosione e può ridurre al minimo le vibrazioni. Il Bike Drive Air di Maxon è difficilmente visibile dall'esterno e la e-mountain bike su cui è montato sembra del tutto una normale mountain bike senza motore. A motore spento, la e-mountain bike si guida come una normale bicicletta, senza alcuna resistenza. Il peso del motore, inclusa la batteria da 250 Wh, è di 3,5 kg con 30 Nm di coppia. Questo sistema è utilizzato dai produttori di bici che vogliono realizzare modelli molto leggeri sotto i 16 kg e sono mezzi pensati per lo più per ciclisti che hanno già un fondo atletico ben solido. Nel 2019 Bosch introduce il motore Performance CX e nel corso degli anni il motore si è evoluto, migliorando notevolmente le prestazioni di guida. Bosch ha investito moltissimo sullo sviluppo del software, in modo da massimizzare il supporto della pedalata in base alle pendenze del terreno e alla pressione applicata sul pedale durante la pedalata. A detta di molti, questo motore sembra essere incredibilmente preciso, fluido, facile da controllare e fornisce sempre una potenza sufficiente anche sulle salite tecniche. Alle basse frequenze di pedalata le accelerazioni sono più rapide e la partenza sui terreni in pendenza risulta semplice. L'unico appunto che si può fare a questo motore è la rumorosità piuttosto accentuata. Il motore Shimano EP8 è relativamente leggero e compatto ed il fatto che può utilizzare anche batterie di terze parti certificate lo rende molto popolare tra i produttori di e-bike, poiché le dimensioni e le opzioni dell'integrazione della batteria di solito giocano un ruolo decisivo per definire le geometrie delle e-mountain bike. L'EP8 offre la stessa potenza del Bosch Performance Line CX, tuttavia il carattere dell'EP8 è fondamentalmente diverso, perché richiede più input da parte del rider per sfruttare tutta la sua potenza. Questo lo rende particolarmente attraente per coloro che non vogliono essere spinti su per la collina. Nel 2023 l'EP8 introdurrà nuove migliorie, tra cui il Free Shift e l'Auto Shift. Per maggiori informazioni cliccate sul link qui sopra. Il motore Drive S di Brose è uno dei motori di mountain bike più silenzioso della sua categoria, soprattutto ai livelli di supporto più bassi. A differenza della concorrenza, il motore Brose funziona con una trasmissione a cinghia.
e questo lo rende particolarmente silenzioso. Alle basse cadenze il motore ha una grande potenza, il che può essere molto utile sulle salite difficili. Che il motore Brose è uno dei migliori della sua categoria lo è dimostrato dal fatto che Specialized lo installa su una delle migliori e-mountain bike allround di sempre, la Turbo Levo. Per questa bici gli americani hanno sviluppato un software apposito per gestire la mappatura al meglio. Dopo il PV X2, Yamaha introduce quest'anno il PV X3, rinnovato da zero con una nuova batteria, nuovo display e nuova unità di controllo. Il motore già all'esterno si differenzia in modo molto significativo rispetto al suo predecessore, più compatto, più leggero di 300 grammi e più potente di 5 Nm, raggiungendo quindi 85 Nm di coppia, raggiungendo quindi il Bosch Performance Light CX e lo Shimano EP8. I giapponesi offrono ai produttori un sistema completo, dal motore alla batteria al display, ma quelli che lo desiderano possono combinare le diverse opzioni. Giant, per esempio, sulla sua Rain E-Plus 2022 ha adottato il nuovo PV X3, ma ha sviluppato un software proprietario per il settaggio del motore, più un display e una unità di controllo proprietario. Panasonic, con il suo motore GX Ultimate, eroga una potenza di 90 Nm con un peso di 2,95 kg. L'unità motore fornisce un'erogazione di potenza forte e costante anche alle basse cadenze. Il design è compatto e la struttura particolarmente stretta, favorendo una pedalata piacevole e ottimale anche dal punto di vista biomeccanico. Una ridotta distanza dei pedali, infatti, è importante non solo per avere una maggiore efficienza durante la pedalata, ma anche per prevenire problemi alle ginocchia. Inoltre, sui single trail stretti, un fattore Q ridotto riduce a sua volta il rischio di urtare eventuali ostacoli con i pedali. Un'altra particolarità di questo motore è la possibilità di poter modificare le assistenze direttamente da display senza alcuna app. Bafan propone il suo motore M510, il cui peso è di poco meno di 3 kg e la potenza di 95 Nm. Rispetto al motore precedente, il peso è stato ridotto del 18%, mentre la potenza massima erogata è stata aumentata del 20%. E poi abbiamo due motori italiani, il Polini EP3 Plus MX e l'Oli Bike System Age. Il motore Polini è un motore di nuova generazione, leggero, potente ed in linea con i competitors. La potenza è erogata di 90 Nm per un peso di 2,95 kg. L'ingombro laterale è tra i più ridotti della categoria e dispone di 5 mappature, di cui 3 prestabilite, Touring, Dynamic e Race, mentre altre 2 sono interamente configurabili. Il software, così come l'elettronica, è stato completamente rivisto, in modo da garantire maggiore precisione di erogazione potenza in base alla pressione sul pedale e nella riduzione del tempo di risposta quando si comincia a pedalare. L'Oli e-bike system con il suo motore Age è un buon motore che si pone sul mercato come alternativa alle soluzioni consolidate. Un motore compatto da 3,2 kg che offre 90 Nm di coppia. Non è certo un segreto che i californiani di Specialized si affidino ad un motore Brose. Nel caso della nuova unità Specialized 2.2 si tratta del motore Brose Drive S Mag. Tuttavia, come anche nel caso dell'unità Sync Drive di Giant, anche qui Specialized dà all'unità il proprio nome. Sebbene il motore sia utilizzato anche da altre e-mountain bike, la messa a punto del funzionamento, i controlli, i display e l'app fanno sì che i motori utilizzati da Specialized si differenzino notevolmente da tutte le altre unità Brose. Il motore in sé non riserva grandi sorprese, con una coppia massima di 90 Nm ed un peso di 2,9 kg. Questo lo rende uno dei motori di fascia all-round tra i più potenti e in termini di peso è in linea con il Bosch Performance Line CX. E passiamo ora a motori power e mountain bike, partendo dal Dynamic 4.0 proprietario di Rocky Mountain.
Montato sul modello Altitude e Instinct PowerPay, bici da All Mountain 1 ed Enduro l'altra, due animali da single track, motivo per cui la filosofia è stata quella di dotare la bici di un motore potente per raggiungere il più velocemente possibile la cima per poi massimizzare il piacere dell'uscita sulla discesa. Il sistema di assistenza è potente ed offre una coppia elevata, ciò significa salite più veloci e un'accelerazione più incisiva. Il motore eroga 108 Nm di coppia, la batteria da 700 Wh è estendibile con ulteriori 314 Wh. Il Saxa RS è un motore tedesco da 110 Nm ed il peso è di 3,6 kg. È un motore molto potente, ma che sulle salite ripide e molto tecniche non è del tutto facile da gestire, in quanto regola principalmente l'erogazione della potenza in base alla cadenza della pedalata e meno in base alla pressione del piede sul pedale. Questo è un problema, soprattutto prima delle curve strette, perché spesso prima dell'entrata in curva solitamente si ruota inconsciamente la pedivella, il che fa sì che il Sax RS acceleri ulteriormente invece di ridurre dolcemente la sua potenza. Il TQHPR 120S è il motore più potente fra quelli presi in considerazione, con ben 120 Nm di coppia, che si fanno sentire tutti sui sentieri molto ripidi. Con i suoi 3,9 kg risulta anche essere il più pesante. Con tutta questa potenza a disposizione si deve fare una certa attenzione in partenza per evitare che la ruota anteriore si impenni. Per risolvere il problema, iBike ha adottato alcune misure montando un sensore di velocità ad alta risoluzione che aiuta a prevenire lo slittamento della ruota posteriore o il sollevamento di quella anteriore. Detto questo, qualunque sia la modalità in cui ci si trovi, da questo motore non ci si deve aspettare una sensazione di pedalata naturale. TQ lascia ai produttori molta libertà quando si tratta di integrazione messa a punto. La collaborazione con iBike ne è l'esempio concreto. Le due società hanno sviluppato insieme display, telecomandi, batterie, sensori di velocità e naturalmente un motore appositamente sintonizzato per adattarsi al concetto fly-on. Uno, non focalizzatevi sul motore, ma valutate la bici nel suo insieme, dato che ogni dettaglio e componente assemblato sulla bici gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda le prestazioni e le esperienze di guida. Se il concetto di base della bici non funziona, anche il miglior motore montato su di essa non sarà in grado di trasformare una discreta e-mountain bike in un'ottima bici. 2. Pensate attentamente a quando, come e dove utilizzerete le bici. Se siete dei manici in discesa e volete arrivare il prima possibile in cima, allora le power di mountain bike fanno per voi. Se invece volete vivere un'esperienza molto simile alle mountain bike tradizionali, con pesi ridotti e mettendo anche del vostro in salita, allora le e-mountain bike light potrebbero fare al caso vostro. Fate attenzione però alla capacità delle batterie ridotte. Terzo e ultimo consiglio, prima dell'acquisto provate sempre la bici. Il modo migliore per scoprire quale motore fa al caso vostro è proprio quello di fare un giro di prova. I gusti sono molto individuali e l'esperienza di guida di una e-mountain bike viene percepita in modo molto diverso. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!